Sabato 11 settembre a San Possidonio si è festeggiato il 50° di sacerdozio di Don Aleardo Mantovani, accolto da una chiesa gremita dagli amici di ora e di sempre, tutti con la voglia di gioire assieme a lui. Ha voluto ricordare lui stesso il suo cammino prima e dopo la consacrazione sacerdotale, ringraziando tutti coloro che gli hanno voluto bene perché ovunque ha percepito l'affetto della gente. Ha ricordato i vescovi della sua vita, poi un commovente pensiero lo ha riservato per Don Nino Levratti, a cui per primo parlò dei germogli della sua vocazione. E domenica 12 settembre le comunità parrocchiali dell'Unità Pastorale di Concordia, San Giovanni e Santa Caterina si sono calorosamente strette intorno al parroco Don Franco Tonini, che ha celebrato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. A presiedere la concelebrazione il vescovo Elio Tinti insieme a Don Franco e a Don Aleardo Mantovani. Sono state tante le manifestazioni di stima e gratitudine indirizzate a Don Franco prima, durante e dopo la celebrazione eucaristica. Molte anche le preghiere dei fedeli con cui si è ringraziato il Signore per il dono del sacerdozio. Il 10 ottobre hanno festeggiato insieme i 65 anni di sacerdozio i due cugini, Monsignor Renzo Catellani, 88 anni, cappellano dell'ospedale di Carpi, e padre Egidio Catellani, 87 anni, missionario francescano. A concelebrare la messa nella chiesa di San Marino, davanti a tanti parenti venuti a festeggiare con loro l'importante traguardo, c'erano Don Ivan Martini, Don Antonio Dotti, padre Sandro Pini e il diacono Roberto Tamelli. Don Renzo è stato ordinato sacerdote il 7 giugno 1945, insieme a Don Nino Levratti e Don Silvio Galavotti, da Monsignor Vigilio Dalla Zuanna, di cui è stato il segretario. Successivamente Don Renzo è stato segretario anche del vescovo Prati, che lo ha nominato economo del seminario in un periodo in cui si preparavano importanti ampliamenti, poi assistente di Azione Cattolica e soprattutto cappellano dell'ospedale, servizio che tuttora svolge con grande dedizione. Padre Egidio è stato ordinato nel 1946 e inviato subito missionario in Cina, dove è rimasto per 5 anni. Poi, in seguito alle persecuzioni maoiste, ha chiesto di essere inviato in Nuova Guinea, una grande isola a nord dell'Australia, che all'epoca era ancora in parte inesplorata. 10 anni fa, dopo lo tsunami che ha devastato la costa della Nuova Guinea e distrutto la sua missione, è rientrato nel convento di San Nicolò a Carpi, dove si dedica soprattutto alle confessioni.